Corso Digitale con il professor Marco Camisani Calzolari. Eccolo qui, prof 2.0, ecco, ma ben trovato. Fatti dare un bacio. Mi sei mancata. Anche tu. Allora, da questo momento inizia ufficialmente il pronto soccorso digitale. Però che fine ha fatto il Papillon? Sono modernizzato. Ok, alzo le mani davanti alla modernizzazione. Allora, iniziamo subito. Innanzitutto ricordiamo per tutti i tuoi telespettatori che se hanno dei dubbi, delle incertezze, possono contattarci su Facebook o su Twitter oppure scriverci una mail a unamattinainfamiglia@rai.it. E allora, prof 2.0, iniziamo subito con una notizia che di certo non farà piacere a tutti quegli adolescenti, così si può dire, sfuggenti. Quindi avete, non so, telefonate di mamma e papà che vi inondano. E voi fate orecchie da mercante. Ebbene, da questo momento purtroppo non sarà più così. Fanno tutti così. Gli adolescenti ormai non rispondono al telefono. Tu provi a chiamarli e loro non rispondono. Allora, questo papà inglese che si chiama Mr. Herbert. Ah, è un papà che è un papà che vive a Londra. Pensavo a mia madre. Ma vedrai che adesso te lo installa. Adesso ti guarda e te lo installa. E sostanzialmente ha creato questa applicazione che si chiama Reply ASAP, scritto Reply ASAP, che in sostanza, una volta installata, quando ti chiama il papà, quindi o la mamma, insomma, con un numero prestabilito, lei incomincia a suonare e non smette più. Fino a quando non rispondi per davvero. In questo modo il padre ha risolto. Quindi conviene rispondere subito. Conviene rispondere, sennò è finita. E adesso, caro Marco, torniamo però seri, istituzionali. Certo. Perché sapete che ormai, insomma, ci sono tante pratiche burocratiche che voi potete sbrigare semplicemente online, quindi risparmiando tempo, lunghe file di attesa. Ed è proprio per questo che da oggi nasce il nostro sportello digitale. Però prima di parlare di come liberarci di tutte queste scartoffie, Marco, spiegaci bene quale istituzione dello Stato difende la nostra sicurezza nel mondo virtuale. È la Polizia Postale delle Comunicazioni, che è una branca della Polizia di Stato che si occupa di prevenire e contrastare la criminalità informatica. Per andare nel sito basta digitare commissariodps.it. E in cima alla pagina è sempre indicata la truffa, il pericolo più caldo. Per esempio in questo momento si vede che è una truffa legata alla finta agenzia delle entrate. In generale, quindi, no? Quindi Marco, come in quale modo possiamo segnalare alla Polizia Postale qualcosa di sospetto? Certo. Non so, che va dalla bufala, per esempio, al reato telematico. Siccome segnalarlo significa anche aiutare gli altri, c'è un tasto con scritto collabora. Cliccando su quel tasto appaiono una serie di opzioni e si possono segnalare vari reati, sospetti o reati subiti, eccetera. Peraltro la Polizia Postale ha delle sedi regionali che trovate sotto l'icona contatti, dove ci sono tutta una serie di recapiti a cui fare riferimento anche nella vostra regione. E allora, a proposito di bufale e di fake news, no? Ne abbiamo parlato tanto l'anno scorso, ma continueremo a farlo perché sono tantissime quelle che circolano sul web. Allora, come riconoscerle? Perché abbiamo capito quindi come fare e a chi ci dobbiamo rivolgere per segnalarle. Ne parleremo. Però come le riconosciamo? Certo, ne parliamo parecchio poi durante questa stagione perché è un tema forte, no? Ormai ci sono le fake news che a volte vengono distribuite e diffuse per ragioni politiche, a volte le bufale banalmente perché fanno traffico, fanno traffico. Come distinguerle? Beh, in genere hanno titoli sensazionalistici, in genere quando si va nel sito magari non è esattamente quello che si pensava di raggiungere, eccetera. Però vabbè, la bufala di questa settimana è straordinaria. Praticamente qualcuno magari l'ha già vista, fa veramente ammazzare da ridere. In sostanza si racconta di un Canadair, sai quelli che raccolgono l'acqua e spengono gli incendi, che per sbaglio ha acchiappato, prelevato un sub che stava facendo il subacqueo e poi l'ha scaricato negli alberi. E la cosa comica è che si vede un video, un finto video ovviamente, che adesso stiamo guardando. È tutto finto, vedi, si vede quel cerchietto rosso che praticamente è il sub in teoria, che verrà scaricato e poi
poi viene raccolto e infine lo butta nelle però piante. Però come si fa a credere una notizia del genere, so, Marco? Certo. Scusa, a parte che il Canadair per prendere, prelevare una persona, comunque ci sono le fessurine sottili. Brava, quindi... e alla fine si vede anche che lui è tutto bruciacchiato in mezzo. A parte che non in sa mezzo più alle come piante. Si fa a sopravvivere poi quando ti butta ma giù, va, ma dai. Infatti, cioè, però, però ecco, la pericolosità è proprio questa delle fake news, che più vengono condivise e più risultano vere. Vere, poi si parla anche della post-truth, post-verità, ne parleremo nelle altre puntate. Ed ora un video curioso, le nuvole, le nuove frontiere proprio della tecnologia. Io sono tra le nuvole oggi, che cosa hai scovato nella rete a proposito? Allora, a volte coi selfie si fanno delle cose acrobatiche, ecco, si finisce giù dai si cade, ci si mette in posizioni incredibili. E allora per evitare questo un'azienda italiana ha inventato il selfie volante. Ecco. In sostanza un oggetto che si vede qui nel video che vola davanti a te, rimane, galleggia nell'aria ad una quota prestabilita e ti fa le foto, ti fa anche i video a 5 megapixel, quindi fa anche filmati full HD e fa ridere perché ovviamente da una parte fa sorridere, dall'altra risolve un mucchio di problemi. Il selfie volante non è più un pericolo costante, vabbè, mi è venuta così. Questa l'hai fatta tu però. Da adesso. Quindi adesso, a proposito di nuove frontiere della tecnologia, noi oggi qui con i potenti mezzi della RAI siamo persino in grado di collegarci in diretta con il tuo alter ego londinese. Allora vediamo che cosa ci proponi oggi. Eccolo qua. È un, vediamo. Io mi trovo bene con me stesso. Eccolo, eccolo qua. Senti, me lo fai un caffè per piacere? Ho ristretta, sì, grazie. Puoi partire con il lavaggio, parti pure. Abbassa il volume. Ma con chi parli? Con la lavatrice, la caffettiera e lo stereo. E ti capiscono? Certo, oggi gli elettrodomestici eseguono ordini vocali, caro. È il futuro, anzi è il presente per essere precisi proprio. Ah, un attimo. 4573421, apriti. E ora con chi stai parlando? Con la cassaforte. Che combinazione. Vabbè. Chi ti chiama? La moglie Manga? No, è quella vera, quella che non manga. Cioè, la moglie vera, non manga, non manga. La moglie non manga. Va bene, ciao Marco, ci vediamo alla prossima. Ciao a te. Allora, apriti finestre, chiuditi garage, bravo. Cancello, cancello, apri, cancello. No, vabbè, vabbè, scusatelo, veramente. Cosa ci posso fare? È un carattere così, è un carattere così. È così, vabbè, noi lo amiamo per questo. E adesso ti leggo la mail di Gianna con la quale torniamo a parlare di zaini e di scuola. Sì. Ho sentito parlare del cosiddetto zaino digitale, di cosa si tratta? Presto tutte le scuole lo adotteranno. Sì, in sostanza l'Associazione Italiana Editori ha creato questo accesso a una serie di contenuti integrativi oppure proprio libri di testo che possono poi utilizzare i vari prof. E in sostanza è un formato digitale dei libri che aiuta i ragazzi, eccetera, eccetera. Il vero punto è, e qui lascio la domanda sospesa, ma quanti saranno poi i prof realmente pronti, preparati per usare queste tecnologie? E qui la lanciamo un po' così. Lanciamo questa domanda volante. E ora per chiudere parliamo di un selfie molto particolare che ha sollevato però un vero e proprio spaio, perché chi è il protagonista di questo selfie? Questo è straordinario, è un macaco. In pratica cosa accade? Che questo fotografo, David Slater, a un certo punto in Indonesia ha lasciato abbandonata una macchina fotografica e se n'è andato. Un macaco ha incominciato a prenderle e a giocarci, schiaccia di qui, schiaccia di là, uno scatto storto, uno sfocato, e a un certo punto c'è uno scatto vero e proprio, che è quello che avete appena visto, che è bellissimo, sì, è fatto dal macaco. Ma non è finita qui, non c'è solo, vede, questo scatto qui è proprio reale, lo che ha fatto il macaco. Che è successo però che dopo? È successo? È successo che la PETA, l'associazione, un'associazione animalista, che protegge anche i macachi ovviamente, ha fatto causa e ha detto fermi, no, fermi tutti, caro il mio Slater, questo scatto, i diritti di questo scatto, il copyright è del macaco e non del fotografo. E non del fotografo. Allora vi immaginate in tribunale chi lo difende sto macaco e poi una volta che gli hanno dato i diritti come lo pagano il macaco? È un guaio. E allora in realtà volevano quelli della PETA devolvere ovviamente tutti i soldi eventualmente raccolti per la difesa dei macachi. Alla fine ha vinto il fotografo in tribunale ed è stato così bravo
il nostro David Slater da devolvere il 25% dei soldi che ha preso, della ovviamente la causa Vintageda, alla Preta per salvare i macachi. Caro gli è costato al fotografo questo selfie, eh? Però poi alla fine è tutto finito bene. E allora ringraziamo il nostro prof 2.0 Marco Camisani Calzolari, vi ritroveremo sabato prossimo, però se voi volete seguirlo anche durante la settimana perché vi manca, beh, potete seguirlo sicuramente su Facebook andando a cliccare, a cercare il suo nome, Marco Camisani Calzolari, ed è lì tutto per voi. Grazie Marco. A voi.